L'intervento del legislatore fino ad oggi è stato fatto in funzione di tutte le professioni e quindi con una indistinzione che poi chiaramente crea dei problemi nel momento in cui dal generale si deve arrivare al particolare di ciascun singolo ordine. Per come è stata disegnata ad oggi la legge, se tutto rimanesse così, io ritengo che non sparirebbe né l'albo dei pubblicisti né l'obbligo per loro, né sarebbe istituito l'obbligo per loro di un esame di Stato, in quanto allo stato attuale la norma dice che verranno cancellate le disposizioni in contrasto con i principi a cui si devono uniformare le professioni. E questo da un lato riguarda i professionisti e i pubblicisti ancora dalla legge non sono considerati tali. E dall'altro, comunque, questo genere di modifica non porrebbe come obbligo quello dell'esame di Stato per i pubblicisti. Cosa succederà però è in mano al governo e alle parti che stanno discutendo di questa questione ed è tutta una situazione ancora molto magmatica su cui chiarezza non ce n'è.